Don Ciotti, ben arrivato tra noi. Grazie di cuore per, anche a te per il tempo che ci dedichi, perché sappiamo non solo che le tue giornate sono di solito piene, ma sappiamo che anche oggi è una giornata importante perché è la giornata della memoria per le vittime del terrorismo. Tu che sei, oltre che un sacerdote, sei un attivista e fondatore appunto del gruppo Abele e soprattutto di Libera contro le mafie. Allora, Don Ciotti, per presentarti, anche con te abbiamo scelto una frase, che è una frase che hai detto tu e che dice così appunto: non abbiamo bisogno di grandi parole, alcune parole è bene bonificarle, su altre parole è bene fare una dieta del nostro paese, ma ci sono delle parole che passano attraverso dei gesti e dei segni che ci permettono di avere relazioni e incontri. Ecco, ci piaceva riprendere questo per presentarti, ma in realtà la parola diretta che, cioè la domanda diretta che volevo farti e che è collegata al principio numero 3 di questo nostro manifesto, che dice appunto: le parole danno forma al pensiero, evito stereotipi, cliché, allusioni, modi di dire offensivi o sminuenti, contrasto ogni pregiudizio, scelgo sempre parole chiare, facili da comprendere, corrette e gentili. Ecco, alla luce di tutto questo, quali sono, Don Ciotti, le parole che liberano? Beh, vorrei fare una premessa che mi sembra importante e fondamentale, che tutti conosciamo ma che dobbiamo sottolinearla con forza, che le parole sono azioni. Le parole sono azioni e dunque sono responsabilità. E dunque noi abbiamo la responsabilità delle parole. È un invito a non parlare a sproposito, non si deve parlare ferendo l'altrui sensibilità delle altre persone, non si deve parlare dicendo il falso o mettendo il vero. E quindi la responsabilità delle parole innanzitutto. Secondo, la responsabilità delle parole significa che ci impegniamo su due piani. Il primo piano, diciamo, per me è importante, ma lo condivido con voi, il piano etico, cioè il piano della relazione, della parola già qui ricordata, che accoglie, la parola che consola, che riconosce, ma anche per piacere la parola che denuncia e chiama dunque in causa la nostra credibilità e la nostra coerenza quando tocchiamo con mano le cose che fanno del male, che etichettano, che margino, che feriscono. Il secondo piano è un piano teorico-etico, quello della parola che cerca quindi la verità, che rifiuta i pregiudizi e il sentito dire. Troppi si fermano a informazioni di seconda mano. Una parola quindi che desidera la profondità e la conoscenza diretta delle cose. Allora c'è un altro passaggio per me importante e fondamentale che voi mi insegnate, che quando la parola non risponde a questo bisogno di verità, diventa lettera morta, perché sono parole senza anima, senza spirito. Allora noi abbiamo bisogno di parole vere, di evitare veramente parole, ne sentiamo tante, di presunzione, parole fanatiche che dividono l'umanità in due, gli amici e i nemici, i puri e gli impuri. E quando parliamo di lettera morta, c'è anche quelle parole mercenarie, spesso anche a volte demagogia politica, non generalizzo, ma fatti concreti li abbiamo toccati con mano, anche della seduzione pubblicitaria, anche qui non generalizzo, ma abbiamo degli esempi, parola che riduce le persone a una massa, non dimentichiamolo, di sudditi, di consumatori, le loro vite variabili del profitto, sono variabili del profitto. Allora siamo chiamati a contrastare il degrado delle parole, e il degrado delle parole e vuol dire il degrado delle relazioni, il degrado delle vite. Abbiamo bisogno di parole di vita, pronunciare parole di vita, che sono quelle davanti agli occhi di tutti, se vogliamo vedere, toccare, che scaturiscono dagli incontri, dalle esperienze, dagli stupori, ma anche dai dubbi e dalle ferite. Le testimonianze che abbiamo ascoltato finora, meravigliose,
ci hanno proprio consegnato e sottolineato questo. Abbiamo bisogno di parole che testimoniano una ricerca, un percorso, un cammino che arricchisce il sapere e impedisce di diventare un sapere sterile e astratto. Insomma, abbiamo bisogno di parole che scaturiscono dalla vita, che restituiscono senso all'esperienza umana e anche spirituale nella dimensione più profonda. Abbiamo bisogno di parole che dicono i nostri bisogni e le nostre speranze. E allora io credo che noi dobbiamo chiederci lo spreco a volte di parole che dobbiamo fermare, l'abuso di parole. Oggi più che mai c'è bisogno di una bonifica. Abbiamo bisogno di bonificare parole che offendono, che dividono, che umiliano. Abbiamo bisogno di parole, parole di vita contro questo abuso. Credo anche una dieta delle parole, perché tutti siamo chiamati un po' a guardare i nostri linguaggi, le nostre semplificazioni. Aggiungo un aspetto importante. E quando ho sentito i dati all'inizio di quella ricerca, beh, fa male sentire quei dati. Credo che tutti noi fa male sentire quei dati di una percentuale che uno dice, ma sono piccoli numeri, no, sono inquietanti quei numeri che sono stati portati con molta attenzione. Chissà, molti meccanismi entrano in gioco, però la paura dell'altro, chiamiamola così, dello straniero, del diverso, è una delle più pericolose, perché genera ostilità, aggressività, l'abbiamo sentito, perfino odio. Allora bisogna dirci una cosa, che anche qui la radice del male è l'ignoranza, perché si odia quello che non si conosce. Conoscere è smettere di odiare. Conoscere e scoprire che l'altro è meno diverso di quello che appare, che è molto vicino a noi, alla nostra vita, ai nostri limiti, alle nostre fragilità. E allora in questo senso il punto bonificare delle parole. Ne porto tre ad esempio: la legalità, che è uno strumento di giustizia e non di potere. Quando si parla del popolo, no, non è una massa da illudere, da usare come qualcuno fa. L'antimafia stessa non è una bandiera che si può sventolare destra a sinistra, non è un biglietto da visita o una carta d'identità da esibire a seconda delle circostanze, ma un fatto di coscienza e un impegno che si nutre di azioni, non solo di parole. Allora termino. Il vero punto, dunque, è quel pensiero che scaturisce dalla riflessione, dal silenzio, dal guardarsi dentro, dal guardarsi attorno, dalla capacità di ascoltare gli altri e di accogliere la complessità della vita, il suo mistero, ma anche la sua bellezza. E quindi è dal pensiero autentico che scaturiscono meditate parole di conoscenza, di comprensione. Allora parliamo sì di cambiamento, tutti parlano del cambiamento, ma che il cambiamento non diventi un adattamento. Mi auguro che questi momenti abbiano aiutato il coronavirus, ma non solo, a prendere maggiore consapevolezza. Ma la consapevolezza non basta, deve diventare sempre più responsabilità e sempre più cambiamento vero. Abbiamo bisogno quindi di parole meditate, parole di vita, parole inclusive. Grazie Don Ciotti, davvero. Hai preso parole per me come importanti, perché hai parlato di consapevolezza, hai parlato di responsabilità, che sono le stesse parole che noi da 3 anni portiamo avanti, e quindi felice davvero di averlo ricordato oggi insieme a te. Grazie per essere stato qui e ottimo lavoro anche a te per il futuro, e magari ci ritroveremo nuovamente, perché insomma sono battaglie che combattiamo insieme, mi sembra. Grazie. Bene. Forza. La parola che vorrei dire alla domanda per tutti, la mia parola è la dignità di tutti.